Niente, dobbiamo spruzzare e proseguire. Ok, ora ti sento. Piero, non mi spammare troppi chicken attack, sennò non sento più capo. Che è sta roba? Ah, sono le meduse, raga, queste qua. Aiuto. Mi sa che qua dobbiamo fermarci. No, Qu forse quante ne no. fai al minuto, Piero? Allora, mi sa che sì, mi sa che ci dobbiamo fermare qui, lo sai? Ah, sì, c'è un lanternone. Mi sa che lo devi riempire tu che c'hai la linfa. Questo è colore? È vero, sto colore, che roba è, eh? Bam! Let there be light. E luce sia. Ah, aspetta, le meduse. Non è che cadono, no, eh? No, sono gentili. Bella però sta cosa che si illuminano così tanto. Una al minuto. Oddio, un po' troppo comunque, però proviamoci. Ci siamo? Eccola. Oh, you. Vedi che c'è sempre il tema, sembra che ci sia sempre il tema dell'accendere qualcosa, no? Ora è tutto sui giochi di luce. A parte che sei giustificato, però. Ma si è chiuso? Ah, ok, si chiude perché l'ho colpito. Ah, la luce fa poppare le cose. Proprio le meduse mi piacciono. Oddio, in realtà no. C'è un pessimo ricordo delle meduse. Mi fanno venire l'ansia. E Sì. quando Hanno andavo al mare morsicato. c'erano sempre. Sì, mi hanno morsicato. Voglia, ma chi non è stato morsicato? Cioè, se non siete stati Io morsicati no. da una medusa, significa che hai vissuto No, una aspetta, vita solo aspetta, a metà. aspetta, Cioè, aspetta, aspetta un attimo. Metti in pausa. le prendi per accarezzarle, le prendi per. Cucciola, cucciola, vieni qui. Oddio, però sono anche carine, cioè non è che sono brutte. Boh, così, per sfizio, le raccolgo, tipo Animal Crossing, per collezionismo. Wow, che figata! La storia di scoiattoli. Ma qui. Ma questo è un mega scoiattolo. È uno scoiattolone. Alla faccia dello scoiattolo, raga. E questo è un Beh, dinosauro. doveva esplodere. Sono gelatinose le meduse. E cosa mangiano poi? A parte la pelle di Maddie. Oddio, credo che si nutrano di mi USB? microorganismi, probabilmente. No, sono evidenziatori. Questi sì sono evidenziatori. Ma sono luminosi. Ah, sì, infatti si illuminano. Opla. Che bravi. I plankton. Sì, esatto, i plankton. Tipo Con le balene. SpongeBob. Cioè, il personaggio di SpongeBob. Qui sì, si scende di qua. Che a me ha sempre fatto ridere un sacco, plankton. E questa roba qui? Magica. Che succede? Che succede? Plasmo. Scusami? Aiuto? Che Ributtato sta su. succedendo? Non volevo, in realtà mi ha raccolto prima del dovuto. La prendo. Caccia di capo. Ah, doppio? No, addirittura triplo? Aiuto, attenzione. Mancato. Quella sensazione che stai cadendo nel vuoto, raga, mi fa venire la nausea sta roba. Ok, ora? Ma cosa sarebbero queste cose? Io ho mangiato pasta e fagioli, raga. Ci sono i ragazzi in chat che mi stanno mandando i sound dei petini e cose simili. Eccolo! Mi ha scritto che ieri sera ha mangiato pasta e fagioli. Pierre, allora? Ti dicono queste cose, eh? Buona la pasta e fagioli, però. No, che figata, raga. Che figata. Ma che io sono morto? Ah, boh. Sì, perché? Pure ero atterrato, giusto? Tu posso lanciare giù, no, eh?
aren't dangerous. He's big enough to eat us. E poi fa il suono di una balena. Lo disco non va bene. Mi sono distratto a guardarli là. Già troppo. Devo usare Skype. Ma hai visto? No. Quanti ricordi Skype, prega? Quanti account lo... Skype avete? Perché non è più lo stesso Skype? Ah. Ciao Irigas. Si può dire che è un'assurdità questa ambientazione? Perché giustifica? Ma perché non è salito? Non ho idea, credo che giustifichi il fatto che probabilmente gli sviluppatori saranno dati sotto di funghi e funghetti allucinogeni. È la stessa cosa sto pensando io, un po' di acidi. Non lo so perché non ha molto senso questo parco. E scende? Natale a casa Maddy. No, è sempre colpa di capo. È sempre colpa di capo. Che stanno dicendo, scusa? No, dico la cosa, non è colpa mia, sì, è sempre tua. In game. You know, I am getting really tired of falling. Well, be grateful you're in good shape. Oh yeah? Thanks, May. I meant good shape in this world. Oh. I see. So you're saying I'm in bad shape in my real body? Oh, I didn't say that. May, I am made of clay. Could you run, jump and fall like this in your real body? No. Exactly. So, enjoy it while it lasts. Yeah. Okay. Dovremmo in teoria ancora affrontare la regina, no? Qui ce n'è una sfida, quanto pare. Pura lavandine. Allora, Erika si dice, ci lamentiamo dell'ambientazione quando state pilotando due pupazzi che si sono animati nelle armi dei genitori della protagonista. Esatto, cioè fondamentalmente è tutto una... Ma ci siamo scambiati. È tutta una sorta di... di surrealismo pupazzoso. Quindi ci sta alla fine. Ma ho trovato lo sturo a lavandine. Che? Non lasciare che bersagli mobili raggiungano il tuo lato. Vediamo. La nuova sfida. Ho paura, raga. Che sta succedendo? Ah, ok, ho capito. No. Watch and learn. Nothing to it. Come on. Cazzo. Questo sembra simpatico. Che succede? Ah! No! Ci ostano. No, non ci arrivo. Grazie Pier dell'hosting. Aiuto. No, sta vincendo capo, aiuto. Ops. No, l'ho mancato. Ah, sì, no, raga, ho fatto proprio schifo. Cioè, li ho mancati proprio con la pala. Possiamo anche andare avanti, in realtà. Mi sembrava di far schifo a me, invece. Ho trovato qualcuno che fa più schifo di me. No, li ho proprio visti, mi credi? Cioè, ne ho trovati tipo tre tutti quanti ai lati. Ecco, questa gliela lasciamo, sennò vinciamo sempre noi, è brutto, no? In realtà hai vinto solo quella. Facciamo un team di giochi. Hai vinto solo quella. Oh no. 22. 2 su 2, allora. 2 a 2 siamo, mi sa. Siamo 2 a 2, sì. Hai fatto questo e quelli del... come si chiama? Quello che c'erano da sparare, sì. In cerchio. Perché la prossima è nostra, non vi preoccupate. La prossima la vinciamo noi, io non mi chiamo più Matty, che poi non è il mio vero nome, quindi... Non ti chiami nemmeno ora. Ma loro non lo sanno, capito? Magari qualcuno ci crede. Anch'io mi chiamo Wake Up. Sì, si prova l'anagrafe. Com'è il tuo codice fiscale? W. Wake. C. No. Ho scarso proprio nel midollo. Ma tu quando hai scoperto Gmod? Io Gmod lo so. Yeah,
Sembra parecchio profondo. Il Gmod lo giocai la prima volta proprio quando uscì, quando era proprio la mod, cioè era la Garry's Mod, cioè la mod di Garry's, che era appena uscita come applicazione. Simpatica. Quello nasce perché il modder fece sta cosa, creò questo sandbox. Un po' dopo. Lo conobbi lì, ma non sai quando divenne ufficiale. Cos'è che succede qua? Sono comparse le barre di vita. Sì, ma... Aia! Vabbè, io subito, subito. Se c'era una vespa che poteva colpirmi, mi ha colpito, cioè, senza proprio farsene. Sapete come si dice? Chi di vespa colpisce, di vespa perisce. Attenzione, attenzione, attenzione. Questo era facile. Non è tanto. Aia, non è tanto difficile acchiappare una vespa in faccia, Ma figurati. cazzo, invece mi ha fregato. Sono finita? Sembra. Però una cosa, come funziona il multiplayer su Gmod che non ho capito? In che senso? Sono i server, fondamentalmente. Si generano server e ci si collega. Sono qualcosa di fantasma. Aspetta. Acchiappa quella, acchiappa quella. C'è Bruno Vespa qui, attenzione. Così a caso, no? Ah, ok, era uno spiazzo così, giusto per ricordarti che puoi sparare. Poi, sì. Sta passando Valeria dietro. Non ho capito che È dice. Colosseo. Ecco, arrivano le botte, rega, le botte. I don't know, but they look pretty angry. No, veramente ci stanno dicendo di morire, cioè non, un po' cattive per essere delle vespe. Oh, you ready for this? I'm not sure. Yeah, stupid question. Smarmellalo, smarmellalo. Smarmellato lui te, va bene. Ma no. Iecce? Iecce? Non è che c'è una Inzaghi! parte. Attenzione! Ah, pure. Addirittura? Vedi che secondo me Secondo me bisogna aspettare che si apra. Non fa male, ma no, scusa. Occhio, Ma io non vedo la vita scendergli. occhio. No, nemmeno io, ma credo che sto dicendo. Vedi che non gli si attacca addosso, ma non è così semplice. Attenzione che sono morto, che ho sbagliato tasto, ho premuto CTRL e non SHIFT. Grazie Pier. Aia! Ah, non mi ha colpito. Attenzione! Ma secondo me un modo per colpirlo c'è. Prova a sparare un po' di smelmetta per terra. E magari lo baitiamo. Volevi! Guarda che fascia. Non se Sparagli l'aspettava. mentre passa, È vai. poco, è poco, non esplode così. Ah, sì. Per colpirlo Fammi un bel sotto, montagnone di. Me lo devi fare bello grosso perché se ci ma passa sopra. sparagli tutto comunque. Un Ma secondo, non ma lo. C'ho solo tre colpi. Se spendo tre colpi, dopo non posso più sparare. Per qualche secondo. Pier. è per vedere se. Ne. Non è chiaro quello che bisogna fare in questa parte. Un po'. Cosa? Stava caricando me e ha acchiappato te che eri appena E respawnato appunto, e si è visto. fermato. Non è che dobbiamo farlo cadere nelle cose? Qua? O bisogna riempire quei buchi? Prova un attimo. Cazzo, cioè, se guardo là, non vedo bene lui. Prova a caricare questi tombini di. Aia, di melma, nel caso. Eccolo, eccolo, lo vedo, bisogna riempire i cosini di melma. Ok, l'ho preso, l'ho preso, l'ho preso. Bisogna riempire i tombini. Ah, ora penso. Ahia, ma sei scemo? Questo qua, vieni qua. Questo è pieno. Riempili, comincia a riempirli tutti, tanto non credo ci sia un despawn. No, ma ci dobbiamo far seguire.
Sì, lo so, però comincio a riempirli tutti. Mi faccio seguire io, che tanto sono io che li devo far esplodere. Tu fammeli trovare pronti in modo tale che se scappo. Attenzione, doppia, tripla. Intendevo dire tanto che se... se ti segue te va bene, se no, se segue me no, vedi che so viene da me. Sta seguendo te, sta seguendo te. Attenzione, salto. Maronne. Quanto è carino però. Pier, ora mi devi dire una cosa. Grazie, grazie Big Dead, grazie. Te raccogli le meduse, ma raccogli anche gli i coleotteri. Ora venimi a dire che anche i coleotteri ti piacciono e che li collezioni. Vienimelo a dire. Comunque buonasera, Big. No, i coleotteri no, ok, va bene. No, sono vegetariano. È allergico al glutine. Well, you know the queen, she has all the nectar. So if you help us take her down, you can have as much nectar. Ti salutano, capo. Ciao, ciao. Ora bevo, ora bevo. Come on, jump on. Andiamo. Secondo solo che ti faccio un altro shootout. Opla. Get going, May. Evil non c'è oggi. E che devo fare io, scusami? Ah, io sparo, tu guidi. Perfetto, perfetto. Visto che di solito sono incapace in GTA. Perfetto. Aia, che non ho capito che devo sparare io. C'è un qualcosa che devo mirare? Adesso spara. Aia, ma scusami. Ma me li fatti vedere all'ultimo secondo? Siete impazziti? Cioè, sono usciti all'ultimo frame, raga. Come dovevo vederli quelli? Scusatemi. Aiuto. Opla. Mi spari. Ma... il problema è che non li vedo e non vedo neanche il cursore ogni tanto. Io l'ho schiacciato. Perché non me l'ha dato? Sì, no, probabilmente avrà laggato, non lo so. Dicono che questo gioco sembra sempre più figo. Io t'approvo completamente. Approvo completamente. Adesso me l'ha accettato. L'ho fatto all'ultimo, ma l'ha accettato. Come prima no. Va. Vai. Uno. Il problema di quest'arma è che ha solo tre colpi. Quindi dopo tre colpi non posso sparare. Ah. No, ti prego, le larve no. Vai su, tieniti sulla destra, tieniti sulla destra, che le macco a destra. Che se vai al centro le acchiappiamo tutte. Perfetto. Bella sta fase. Sì, ma è una vita che dovrebbero fare più giochi così, perché... È una vita che c'è internet, multiplayer... Sta succedendo. È diventato Call of Duty, raga. Cioè, meglio della campagna di Call of Duty. Tranne per quei cosi che io non li vedo, cioè si vedono all'ultimo a tutto. Capisco come fai a vedere all'ultimo, che cazzo di sottaggi hai? No, li vedo veramente all'ultimo, cioè sono troppo veloci, compaiono in quel mezzo frame, arrivano, però... Ma che cazzo stai dicendo? I believe! I believe! Ah vabbè, città, vola anche. È ovvio che voli, quelle volte. Che sta succedendo? Ci hanno abbattuto, raga. Ci hanno abbattuto. Raga, comunque dovrebbero farci un film su sto gioco. Veramente dovrebbero farci un film. No, no, mi c'ero affezionato. Lo scaraffone tornerà. La famosa robotica, guarda qua. Ma non è una vera regina. Praticamente è una caffettiera più o meno.
ce la faccio. Una tagliera. Non ce la faccio mai, raga. Che dobbiamo fare? Acchiappa l'alveare prima che ci smartella. Aia. Preso. Scusami, colpa mia. Ah, la tegliera. Il petto alla tegliera. Ma che cosa fa? Aspetta, qui dietro. Attenzione! Oddio, aiutami! Ti prego! Vieni su che qua ci sono altri due punti da colpire. Lo so, l'ho visto, però mi stavano seguendo un po' di... E uno... E due, vai. Aspetta qua, c'è... Quello ti stavo dicendo che mi stava seguendo. Ora capisci. Il mio pericolo qual è stato? Guarda, forte. Vai. Vado su. Forte. Seguo anch'io. No, stronza, si gira. Devi star Attenzione giù. Attenzione che ci sono... Devi c'è star lo giù. Sciame... Devi star giù, Maddy. Prima devo riempirli io... Ok. I buchi. Rieccolo. Ok. E questa, mo? E questa? E che... Ah! Dovevo andare sulle... Sì. La monorotaia. Vero. Raga, è inquietantissimo sto boss. Siamo morti insieme, per cui... Ah, ok, però ricomincio da qui. Perfetto. Però bisogna aspettare, sennò a fine che ce l'acchiappiamo... No, non credo, okay, vai, spara, sotto. Spara! Ah no, però mi sa che forse... Perché è nato? Scusa, perché è nato di qua? Forse terra bruciato? La spada. Aia. Ma la spada qua che fa? Non lo voglio scoprire! Aia! Siamo morti uno dopo l'altro, abbiamo avuto un bucio veramente, che non siamo morti entrambi contemporaneamente. Acchiappa l'alveare. Che è della pure la mano, sì, vabbè. Vieni su. Mi sta proteggendo il popò. Ah, ma non l'hai colpito dietro? No, c'erano le api che li stavano proteggendo. Gli stavano facendo uno scudo. Colpisci l'alveare e il... come si chiama? Adesso guarda che lo stormo? Sciame, che stormo. Lo sciame, perfetto, non lo so, sto chiedendo, significa che non me lo ricordo. Non sei un esperto di insetti. No. Non sei un entomologo. Assolutamente. Odio gli insetti, li odio con tutto me stesso. Infatti sto provando una non poca soddisfazione a fare questo boss. Così. Coldieres, no vabbè raga. Il bombardiere. Che sta succedendo? Attenzione, raga, arrivano le bombe. Ah, ma io vabbè, stavo... io qui sono fortissimo perché io ho mi sono fiumi, perso quindi... perché a un certo punto ho guardato te. Senti la musica. Tanta roba la musica. Raga, poi dopo, scusami, dopo vi faccio vedere io perché questa parte la riesco a fare a occhi chiusi. Poi dopo vi faccio vedere cosa gioco in genere, che è tipo quello, quella cosa di prima, però mille volte peggio. Ma ascolta un attimo, mi sto domandando una cosa però. Non siamo più andati avanti con la regina, Lui è ai cerotti là dove deve essere, non è... No, guarda. Forse bisogna continuare a colpire. Attenzione che sono morto io, Forse dobbiamo continuare a colpire la tegliera. Ma mi sa che comunque gli fai male anche sui cerotti, Uno è andato. No, in realtà no. Spara lo scudo. Sono un attimo un problema tecnico qui. Mi stanno pestando a sangue. Preso. Mia bellissima pelle. Ah, pensavo facesse cerchio. E c'è gioia. Oddio, il fatto che sia così semplice adesso mi fa pensare che tra poco diventerà traumatica questa parte con le cesoie. Ma in effetti sta un po' peggiorando. Vabbè, finché salti non ti acchiappano. Salti, shift e via.
Aia! Ho preso il manico. Sembrano stelle marine tra un po'. Parlando di... E là. Tra l'altro l'ho anche colpito, ma non se ne sono sbattuti. Manca... Aia! Sono morto, attenzione! Arrivo subito! Eccomi, ci sono. Lei è libero di morire adesso, se vuole. Aia, ma sei scemo? Non c'è più il corpo. Sali sopra, vedi se riesci a acchiapparlo dietro. Io cerco di resistere alle manine. Con le mani sbuccio, Cipolle. Provo ad andare sul cerotto. Dietro, intendo. Se c'è ancora, non so neanche se c'è più. Perché? C'è ancora il cerotto illuminato, ma tu non ci sei. È illuminato. Io... Ah, posso... Dimmelo che l'hai messo. Cioè, non è mezz'ora che dico che c'è il cerotto. Non lo... Dimmi, ho messo la linfa sul cerotto. Ecco dove il pacco. Ecco dove il pacco. Aia, aiuto. Ok. Aiuto. Puoi mirare anche alla catena, al gancio sul collo. Ah, ci sono gli ostacoli adesso, fai attenzione. Ok, ho distrutto le spade. Dai, che ce la posso fare a prenderlo? Grande, ce l'ho fatta. Attenzione che si preparano per ostacolare. Vai sulla catena. L'abbiamo quasi fatto. Lo facciamo cadere nell'inferno. Inferno delle vespe. Le vespe hanno un inferno? E se lo scoprirà. Poi in realtà non è una vespa, dovrebbe essere uno scoiattolo quello. Scoiattolo travestito da vespa. Attenzione! Ostacolo! Ce l'ha la linfa sulla catena, eh. Vai. L'ho distrutta. Vai. Ciao, buonasera, buongiorno. Oggi continuiamo It Takes Two. Seconda parte. Le bombe avioniche. Che animale è, rega? Ma allora è un'ape? Bombo. Ah, è un bombo. Bellissimi i bombi. La massacra di punture, traumatici. Rega, io non sto capendo che sta succedendo. No, un secondo solo, il bombo è un'ape, giusto? No. Ma il bombo fa parte della famiglia delle api. Non so se è una famiglia. Dovrebbe essere l'ape operale. Sì. No, quello è... No. È tipo... Ci sono le vespe, i calabroni, le ape e i bombi. Le api e i bombi. Ok, no? Dalle nostre parti al massimo si dice cape bombo, che significa testa grande. Nel senso capoccione. Che cape bombo, ma non credo c'ha pezzi niente. No, non c'entra, perché è il corpo che è grosso. Quello, vedi che in teoria non... gli hanno fatto le ali un po' piccole, però... Addirittura porta via, già non dovrebbe portare via se stessa. Eccolo. Raga, questo è meglio dell'ultimo Black Ops, secondo me. C'è la campagna più avvincente. Fantastico.